cooperazione internazionale. La provincia di Firenze conferma la sua vicinanza ai popoli in difficoltà nelle più diverse zone del mondo. E nel giorno delle elezioni israeliane, Palazzo Medici ha ospitato uno dei promotori del movimento di resistenza non violenta al muro e all'occupazione dei territori palestinesi. Abdullah Abu Rama è tra i coordinatori di Bab al-Shams, che in italiano significa Porta del Sole, una tendopoli non violenta allestita nella zona E1 ad est di Gerusalemme. Una risposta è una protesta pacifica contro il governo Netanyahu, che ha recentemente deliberato l'espansione delle colonie israeliane proprio in quella zona, lasciando agli abitanti di quei villaggi la scelta di essere inglobati nelle colonie o di abbandonare la loro terra. Sentiamo il racconto di Abdallah. Per due giorni abbiamo resistito, poi i soldati ci hanno evacuato, ci hanno cacciati, noi abbiamo fatto questa lotta in modo non violento e dopo sei giorni, così è stata la decisione anche della Corte Penale alla quale noi abbiamo chiesto di intervenire, dopo sei giorni non solo noi siamo stati evacuati, arrestati, ma tutte le tende sono state distrutte dal governo israeliano. Abu Rama ha deciso di incontrare il presidente della provincia di Firenze, Barducci, in quanto l'ente provinciale è già vicino ad alcuni villaggi palestinesi, primo tra tutti Nablus, con il quale Palazzo Medici è gemellato e dove vengono portati avanti diversi progetti di cooperazione internazionale. Il messaggio lanciato da Abu Rama, accompagnato a Firenze dalla ex vicepresidente del Parlamento europeo, Luisa Morgantini, è netto e chiaro. Il popolo palestinese è grato per gli aiuti economici che riceve da molti paesi del mondo, ma quello che chiede con forza è una soluzione politica in grado di fermare l'espansione delle colonie israeliane. A maggior ragione adesso che l'ONU ha riconosciuto la Palestina come paese osservatore. Il governo israeliano ha continuamente incrementato la costruzione di colonie e noi qui abbiamo voluto ribadire appunto invece il nostro diritto su questa terra e la legalità nostra di essere lì. Per questo abbiamo e continuiamo a lottare, perché questa è la nostra terra. Al termine dell'incontro, da parte della provincia di Firenze è stata espressa l'intenzione di stringere un patto di amicizia con i villaggi impegnati nel movimento non violento contro l'occupazione israeliana. Una specifica mozione su questo tema sarà presentata all'approvazione del Consiglio provinciale.